Allo stadio Lanni fa i suoi soldi di stagione davanti al proprio pubblico il Bellaria 4.0. Quattro le retrocessioni conosciute dell'Adriatici precipitate dalla Serie C fino alla prima categoria. L'avversario di turno si chiama Granata, che alla prima ha pareggiato con Nova Fetia. Il Bellaria invece, dopo la sconfitta di Mondaino, svela le carte tra le mura amiche. Il tempo di mettere il pallone a terra, il Granata a quarto è già in vantaggio. Dalla bandierina traversone per il colpo di testa vincente di Marroni, che sigla così 1-0. Il Bellaria non pervenuto lascia mettere a Granata, che dalla distanza chiama la presa il portiere Mignani. Dalle parti di Oreste il primo pericolo perviene al minuto 14, quando da una discesa sulla sinistra di Aragao nasce questo traversone che mette in difficoltà la difesa ospite, ma il tempo di rinviare la palla oltre la metà campo che Granata trova il raddoppio con Foschi. Boni inventa, Foschi trova il pertugio giusto bucando per la seconda volta la porta locale. 2-0, abbraccio dei compagni e particolare dedica per l'amore della sua vita per il centrocampista in maglia numero 8, classe 89. Il Bellaria, col solito Aragao, chiama al primo intervento del match Oreste e costretto a distendersi e a rifugiarsi in angolo, ma lo stesso numero 1 deve arrendersi al 20° quando Gabuti mette al centro per la corrente a Ruti, che indovina l'angolo vincente alla sinistra del portiere. 1-2, giochi riaperti, ma in realtà la squadra ospite continua a premere sull'acceleratore. Da una mischia in area di rigore su punizione battuta da Bori, in qualche modo la difesa adriatica riesce a salvarsi. Aragao, con la solita progressione, segue questo traversone, ma quando arriva ad impattare il pallone si dimostra stanco. Oreste ringrazia e il Granata va vicinissimo al bersaglio quando dal corner arriva il colpo di testa di Mucci, che si stampa sulla traversa prima di rompete le righe, che arriva con questo tiro di Limoni bloccato da Mignani. Ripresa meno dinamica della prima frazione di gioco, con l'immagine di Giacomo Alpini, ci spostiamo sul tris del Granata, azione che si sviluppa sulla sinistra. Limoni va a prendersi palla, mette al centro per Foschi, che trova la personale doppietta ma si infortuna in occasione del gol. Cambia fascia ma non il colore offensivo quando Boni, servito, tenta la conclusione a rete, pallone sul fondo. L'ultima azione porta al gol di Mancini, serie di finte e pallone a infilare l'incolpevole Mignani per il 4-1 finale di una partita che mette in luce una corazzata destinata a stupire anche questa stagione, per ribellare la sensazione che il campionato sarà tutto in salita.